No. Niente. No. Ti posso rubare una palla? Certo. Perché, pensa, se dovessi giocarla io con la tua sacca, non ho un bastone per arrivare di là. Attenzione, spara e spera. Benny dichiara che con la sacca di Mike Taurasi, che facciamo vedere qui, non ha un bastone che da questa posizione può arrivargli in green. Io gli ho detto che col ferro 5 ce la può fare. Secondo me, 170 metri all'asta, vento contro asta corta, quindi meglio fare 175 che piuttosto che non andare in acqua. Ferro 5 ci sta alla grande. Adesso non fare apposta a mancarla. Sì, quello chiaro. E secondo me ci sei. Ci sta. Puscettone a destra. Puscettone imperiale a destra. Pelo pelo, ho preso proprio lo spigolino. Vabbè, però se l'hai chiusa, se la spostavi lì, l'altra palla. Non vale, questo non è un colpo da golf, questa è una spalanca alla Gigetto. Dai, su, change, via. Facci vedere. Meglio. Ok. Questa era appena a destra, però secondo me ci sta, vediamo. No! Appena è molto più vicino al bordo dell'acqua che non al green. Attenzione! Secondo me, per come è strutturato una sacca di Mike, ho bisogno di un legnettino morbido. Che dirlo? Però ibrido più potente, è forse quello giusto. Dico, il fatto che praticamente nemmeno Benny sia arrivato sul green, ma a 10 metri dal green, mi dà tanta soddisfazione. Un po' di coraggio. E intanto parte la mega sfida, chi la metterà più vicina con la sacca di Mike Taurasi, colpo singolo, nella buca del formaggio. Benny sceglie un legnetto, gli parte spalanca a destra che gira a destra verso i montoni però rossi. La forza è quella giusta, guarda, tac. Altezza centro green. Poi Mike invece ci sfodera, l'unico ibrido che non ha mai tirato fuori durante tutto il giorno, probabilmente chiaramente la metterà data. Questo è molto probabile secondo me, perché si sa, è così. No, questo è il colpo giusto al momento giusto, quando c'è la è sfida. È un ibrido 3 che non si sente tanto, ma che secondo me tutto sommato è quello che gli copre quella distanza che mancava. E invece no, niente, tu da questo tee non è possibile che faccia partire la palla. Però non ho fatto la spalanca a sinistra. Che è già il quick hook, ottimo, va bene, allora è il momento di Gigi. Io. Invece Gigi spara il ferro 5. Ferretto 5. Ah, andiamo, vai. Adesso già subito. Ma la schiena. Sono 18 buche che stai tirando. Magari. Eccola. Violento in draw. Niente, io che la faccio girare a destra, tu a sinistra, non si può vedere. Appena a sinistra. Centro bunker. Altezza green anche però, per te. Però, fra tutti. Sì, ma gli hai dato il però. Il ferro 5. Gli ho dato di sostanza. Come dici te, una badilata. Abbadilata, vabbè, sì. Però vabbè, andava data. Cioè, è incredibile non riuscire a far partire una palla, ma com'è possibile? Cioè, mi sento veramente. Presa! In e out. Indovina, out. Niente, Mike. Niente. Dovrai Marco rifare di Fabrica, altri... rattrap Mike. Dovrai rifare altri 400 km per tornare, per sfatare questa buca. Comunque, veramente, questa buca è la buca del mio formaggio. Ma... sì, ma quello stagionato a 24 mesi. Emmental, no, non lo so, quei buchi Emmental, molti buchi, ma non quello manco buono. Nemmeno una palla con... Forse una commerciale è arrivata, secondo me acqua, niente, anche quella col ferro 5 che sembrava andare. Niente. Non ci sta.